Quello della globalizzazione è evidentemente un finto multiculturalismo, un multiculturalismo che si predica continuamente tale e che in realtà nega la propria essenza nel modo stesso in cui si dà. Nel tempo della globalizzazione, infatti, non vi è affatto il rispetto per la pluralità delle culture, dei modi di essere, di produrre e di pensare, essendo anzi la globalizzazione, nella sua logica più specifica, la riduzione del mondo a universum, a mondo senza pluralità, a mondo in cui tutte le culture, i popoli, i modi di pensare e di esistere sono coartati ad allinearsi con l'unico modo, quello globalizzato, dell'economia finanziaria e del pensiero unico, del consumo e dello scambio di merci, come unico modo consentito a cui tutti i popoli debbono allinearsi e adeguarsi. Ebbene, il multiculturalismo in questo scenario esiste solo in forma fittizia, in una forma che forse, variando la grammatica di Hegel, potremmo definire la cattiva multiculturalità. La globalizzazione, infatti, non ha alcun interesse a promuovere la pluralità delle culture, id est l'autentico multiculturalismo, cioè il pluriversum della pluralità delle culture, delle lingue, delle tradizioni, dei modi plurali di abitare il mondo, di parlare, di esprimersi, di pensare il proprio rapporto con la realtà. La cultura della globalizzazione è per sua stessa essenza un'anticultura, perché appunto noi sappiamo che perché esista cultura vi è necessità che vi siano almeno due culture in dialogo fra loro nel rispetto e nel riconoscimento delle loro specificità e delle loro diversità, ciò che appunto la globalizzazione nega per sua essenza. La globalizzazione vuole un unico mercato, un'unica lingua, un unico modo di pensare e per questo odia incondizionatamente ogni forma di differenza, di pluralità. La globalizzazione è anzi ideologia del medesimo, vuole cioè vedere ovunque sempre e solo la stessa cosa: merci che si muovono senza frontiere, senza confini, individui ridotti ad atomi che parlano inglese, non pensano ma calcolano e non sono in grado di ragionare con parametri altri rispetto a quelli dell'assiomatica dell'utile e del dout des mercatistico. La globalizzazione dunque nega il multiculturalismo e insieme ideologicamente lo promuove come perfettamente realizzato entro i perimetri panopticamente controllati della globalizzazione stessa. Trovo che la miglior prova di questo finto multiculturalismo dell'odierna mondializzazione capitalistica si abbia in quelle pubblicità continuamente ricorrenti sugli schermi televisivi, sui cartelloni pubblicitari e nelle riviste, sempre allineate con l'ordine dominante, quelle immagini in cui si mostrano ragazzini con colori della pelle diversi e che poi vestono tutti le stesse marche e gli stessi capi di abbigliamento. Questa è l'immagine esatta, fedele, della cattiva multiculturalità della globalizzazione, che coarta la pluralità dei popoli, delle culture, ad adeguarsi all'unico modello consentito del consumo globale. Abbiamo così una cattiva multiculturalità in cui vi è il monoteismo del mercato, o se preferiamo il monoculturalismo del mercato, che con finta ospitalità racchiude al proprio interno una pluralità di finte diversità, invece tutte allineate nel consumo, nello stile di vita, nella lingua, nella cultura e nel modo di pensare. Laddove invece una vera multiculturalità sarebbe quella in cui i popoli, le culture, le lingue continuassero a esistere nella loro pluralità insieme nel rispetto reciproco delle differenze. Per tutte queste ragioni, io credo che si possa parlare della globalizzazione, variando la sintassi di Hegel, nei termini di una cattiva multiculturalità a cui occorre contrapporre la buona multiculturalità, quella cioè esterna al monoteismo e al monoculturalismo del mercato, cioè una multiculturalità effettivamente rispettosa delle culture, delle lingue, delle pluralità, del pluriversum e dunque non intenzionata a coartare queste pluralità ad inserirsi nell'unico modello consentito.
E per un altro verso, credo che si possa criticare la globalizzazione realizzata oggi sotto i nostri occhi nel triste mondo del one world, dell'unico mercato planetario, la si possa anche criticare intrecciando, se vogliamo, le grammatiche di Marcuse e di Heidegger, la grammatica marcusiana della unidimensionalità e la grammatica heideggeriana della Gleichförmigkeit, della uniformazione planetaria. Ecco, la globalizzazione ci costringe marcusianamente a vivere nel mondo unidimensionale, senza alto né basso, senza confini né frontiere, senza rispetto per la pluralità e le culture, del piano liscio del mercato globale, in cui le merci si muovono indisturbatamente, senza trovare confini e barriere, e poi heideggerianamente il mondo della Gleichförmigkeit, dell'unica forma che viene prendendo il mondo con annessa delegittimazione, di più con annessa distruzione di ogni differenza culturale, linguistica, di pensiero, in una vera e propria coartazione apparentemente morbida, flessibile, ospitale, ma in realtà severissima, che spesso si consuma tramite bombardamenti quando la globalizzazione incontra ostacoli e limiti, una coartazione all'adattamento alla globalizzazione stessa, cioè al monoculturalismo del mercato come unica realtà consentita. Diceva Rosa Luxemburg che il primo gesto rivoluzionario è chiamare le cose con il loro nome. Ecco, credo che chiamare la globalizzazione cattiva multiculturalità possa essere, nel nostro piccolo, un modo per essere rivoluzionari oggi.